Dalla Serie C alla Champions League con il Catania su FC 24. Benvenuti in una nuova carriera allenatore. Siamo qui con il vero Catania e abbiamo 10 anni per vincere tutto: Champions League, Scudetto, Pallone d'Oro, Coppa Italia e Supercoppa Europea. Prima di iniziare però mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questo video e soprattutto qui sotto nei commenti scrivete la prossima squadra del campionato di Serie C o di Serie D che volete vedere su FC 24. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo subito ad analizzare questo Catania, perché ho deciso di schierare la squadra con un 4-3-3 in linea. Abbiamo Peters in porta che è un 66, poi Shelly, Curado, Castellini e David. Questa è la difesa. Centrocampo con Quaini, Zammarini e Capitan Sturaro. Lì davanti Chirico, Marsura e Di Carmine. Io avevo al fantacalcio l'ultima volta che l'ho fatto, quando lui giocava nel Verona. Abbiamo 10 stagioni di tempo quindi per vincere tutto, ma attenzione, una cosa molto 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 importante: nelle prime due stagioni non faremo il calciomercato. Abbiamo fatto la stessa cosa con il Pescara, questo perché voglio dare, diciamo, una possibilità all'11 vero titolare del Catania. Ci sono giocatori abbastanza giovani come ad esempio Castellini, che ha 19 anni ed è già un 72. Non sappiamo però il loro potenziale. Può diventare un fenomeno, ma può anche bloccarsi a 73-74. Questo non lo sappiamo. Stesso discorso per tutti gli altri giocatori. Quindi diamoci 2 anni per capire su chi possiamo puntare e su chi no. Ci sono anche dei giocatori un po' avanti con l'età, come ad esempio Di Carmine, che ha 34 anni. Quindi quasi sicuramente, anzi levo il quasi, sicuramente verrà cambiato nel corso di questa carriera. Almeno però le prime due stagioni con il vero Catania le voglio fare. Quindi simuliamo tutta la prima annata. L'obiettivo che ci chiede la società è quello di non terminare in bassa classifica. Secondo me ce la possiamo fare. Io ho già fatto tutti gli obiettivi. Ci vediamo direttamente al termine del mese di aprile per tirare le prime somme. Stiamo giocando proprio in questo istante le ultime partite della stagione. Siamo a 3 vittorie consecutive. Abbiamo avuto un'annata veramente molto particolare, perché abbiamo fatto tipo 7 sconfitte di fila, poi 7 vittorie di fila, poi 7 sconfitte di fila e poi altre 7 vittorie di fila. Cioè, alti e bassi clamorosi. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo arrivati 11esimi con 45 punti e quindi siamo riusciti a completare l'obiettivo di non finire in bassa classifica. La squadretta è questa, con Di Carmine che purtroppo sta calando, tutti gli altri piano piano stanno crescendo. Aiutiamoci però con la Brosa. Il capocannoniere è stato Cosimo Chirico, che ha fatto più 4. Bravo anche Di Carmine, che è sceso di 2 ma ha fatto 12 gol. 7-7 per Sturaro, 4-2 per Quaini, Marsura 4-2 e Curado 2-0. Tutti quanti piano piano stanno crescendo. Ovviamente non stanno avendo delle crescite incredibili, perché non hanno un potenziale altissimo. Però dai, diciamo che come prima annata ci può anche stare. Non ci resta a questo punto che skippare l'ultimo mese e iniziare insieme la seconda stagione. Seconda stagione appena iniziata con un budget di 14 milioni. E signori, abbiamo già il primo problema, perché purtroppo Di Carmine si vuole ritirare. E allora mi sa che il colpo va fatto già adesso. Tanto l'ho detto anche all'inizio, Di Carmine non poteva mai e poi mai reggere 10 stagioni. Già adesso non si regge più in piedi. Nei commenti mi avete consigliato di dare priorità ai giocatori italiani, e avete ragione. Infatti voglio prendere Giuseppe Ambrosino, che era in prestito al Catanzaro, adesso è tornato al Napoli e si può acquistare. Non posso mettere il nostro Di Carmine come contropartita, perché si vuole ritirare, quindi non possiamo appunto cederlo. Metto però il portiere come contropartita per sapere il prezzo. Vogliono 2 milioni e 4 più una clausola dell'11%. Ci sto, va bene. La società questa volta ci chiede di terminare a metà classifica. Secondo me ce la possiamo fare. Alla fine l'anno scorso siamo arrivati 11esimi, quindi più o meno siamo già arrivati a metà classifica. Questa qui comunque è la squadretta con Ambrosino 69. Non ci resta che simulare tutta la stagione. Ci vediamo come prima direttamente ad aprile. Siamo arrivati al termine della seconda stagione. L'ultima partita la pareggiamo 1-1 con l'Empoli. E attenzione signori, perché ci sono i playoff con il Pisa. Attenzione, siamo
andati quindi molto bene. Tra l'altro questi sono i secondi playoff, quindi vuol dire che siamo arrivati anche nella parte alta della zona playoff. Adesso ci guardiamo, anzi partita secca, non è vero, quindi mi sa che siamo arrivati nella parte bassa. Vediamo, sì, a pelo ragazzi, a pelo, 54-51 con la Samp dietro e il Frosinone a 55, a pelo. Mamma mia, ce la giochiamo allora ragazzi, con Ambrosino che è salito a 75. E attenzione perché Chirico purtroppo non vuole rinnovare il contratto, non so per quale arcano motivo, a 31 anni barra 32, non mi ricordo, dopo controlliamo, ma purtroppo non vuole rinnovare, quindi sappiamo già dove intervenire nella prossima stagione. Ma sarà Serie A o Serie B? Con il Pisa vinciamo 4-3, rigori, incredibile ragazzi, incredibile. Adesso c'è il Como, partita andata, di andata e ritorno, dovrebbero essere le semifinali, perdiamo però 2-0, il totale 4-1, è finita, restiamo in Serie B. Ma va bene così, va bene così, perché secondo me siamo andati anche al di là delle più rosee aspettative. L'obiettivo era quello di terminare a metà classifica e ci siamo addirittura giocati la sfida, no? I playoff per andare in Serie A con una squadra che non è ovviamente da Serie A. Quindi forse da un lato è meglio così, perché non siamo ancora pronti per il salto di categoria. Guardiamo rapidamente le statistiche, perché il capocannoniere ovviamente Giuseppino Ambrosino, che cresce di 6, 15 gol per Marsura, trentenne a sinistra, e Chirico, signori, 33 anni per lui, purtroppo non vuole rinnovare, quindi niente, bisogna prendere un altro esterno. Sturaro molto bene, 6-6, cresce di 2. Zammarini 3-0 da centrocampista centrale, 3-1 per D'Angelo, e poi via tutte quante le altre statistiche. Seconda stagione quindi terminata, signori, siamo ancora in Serie B, ma questo ovviamente lo sapevamo già. Ma adesso però si sblocca il mercato, ora possiamo fare tutto quello che vogliamo noi. Terza stagione appena iniziata, con un budget di 14 milioni. Allora, ho già in mente due giocatori da acquistare. Il primo è D'Andrea, che non si può scrivere perché non c'è l'apostrofo. Come lo cerco questo? Non si può cercare. Come si cerca? Impossibile. Eccolo, ce l'ho fatta, Luca D'Andrea, che passerà alla Juventus all'inizio di questo calciomercato, quindi ha già firmato un precontratto. Devo però aspettare un giorno, perché si può comunque trattare lo stesso con lui. Eccolo qui, è appena arrivato alla Juventus, dovrebbe anche fare un piccolo upgrade se messo a D. Non sappiamo però il prezzo. Lui è un giocatore che si compra per circa 3 milioni alla prima stagione, ma siamo alla terza, quindi è un giocatore importante. Infatti è andato alla Juventus, questo ci fa capire che costa abbastanza. Vediamo che cosa ci dicono, che vogliono 9,6 milioni più una clausola del 18%. Ragazzi, io provo a trattare, ma secondo me è un'offerta già molto buona. 8,6, 9,6, ci sto, secondo me l'abbiamo pagato poco, eh. Secondo me lui vale anche più di 9,6 milioni. Siamo pronti quindi per la terza simulata, con la società che ci chiede di lottare per la promozione. Secondo me lottare per la promozione significa raggiungi i playoff, quello che siamo riusciti a fare nella passata annata. A destra devo solo togliere D'Angelo e mettere D'Andrea, che fa l'upgrade di 1 e ci mette qualche settimana, avete visto prima, per il cambio di posizione. Non ci resta a questo punto che simulare la terza stagione, ci vediamo direttamente al termine dell'annata, ovvero ad aprile. Io mi fermo prima per cambiare ovviamente la posizione del nostro nuovo giocatore. Stiamo giocando proprio in questo istante le ultime partite della stagione e secondo me siamo più o meno in linea con il risultato ottenuto nella seconda annata, ovvero la zona playoff. Perdiamo adesso 4-1 con il Como e la stagione finisce qui, no, perché c'è ancora una partita qui con la Samp che vinciamo 2-1. Ci sono di nuovo i playoff, di nuovo il turno quello secco, questo vuol dire che siamo arrivati praticamente ottavi o settimi. Dopo guardiamo la classifica, adesso sinceramente non mi interessa, skippiamo subito la partita con il Modena che perdiamo 2-1 e quindi restiamo in Serie B. Eravamo arrivati quinti, porca di quella miseria, e abbiamo perso praticamente con il Modena che ha fatto 10 punti in meno. Pazzesco. La cosa positiva è che comunque l'obiettivo è stato raggiunto, perché abbiamo lottato per la promozione. Però la cosa negativa è che non siamo ancora riusciti ad andare in Serie A, e adesso la squadra inizia ad essere abbastanza importante, perché c'è Ambrosino che è un 80, D'Andrea che è un 81, Sturaro un 79. Tra l'altro Sturaro non so per quale arcano motivo, ma non voleva rinnovare. Adesso che c'è praticamente, no, non vuoi rinnovare, ma perché la gente non vuole rinnovare? Porca di quella misera, perdiamo Stefano Sturaro, che è uno dei nostri migliori giocatori, se non il migliore, e tra l'altro ha un valore di 14 milioni, quindi lo perdiamo praticamente così, senza poter incassare nulla. Passerà al San Paoli all'inizio del calciomercato, e non voleva rinnovare ragazzi, cioè non c'era proprio l'opzione, così come la D che poi abbiamo cambiato, e non c'era l'opzione per rinnovare, non capisco perché. Comunque, statistiche, capocannoniere Ambrosino che ne fa 18, bravo Marsura a destra, peccato per l'età, perché purtroppo prima o poi anche lui va cambiato. D'Andrea cresce di 7, fa 10 gol, Sturaro stava anche rendendo bene, 8 gol e 5 assist, però purtroppo niente. Curado
stato difensore centrale, 5 gol. Bravo, bravo, bravo. Peccato per Sturaro, perché noi siamo a corto di soldi, quindi quei 15 milioni, quei 14 milioni sarebbero stati oro per noi. E purtroppo invece ci ritroviamo così, senza niente. Quarta stagione appena iniziata con un budget di 6 milioni. E bisogna prendere però un centrocampista centrale. Sturaro è ancora lì, ma appena andiamo avanti di un giorno, ovviamente lo perdiamo. Per quanto riguarda il centrocampista centrale, voglio andare su Kevin Zeroli del Milan. Un centrocampista molto 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 importante, che gioca adesso nel Sassuolo. Il problema, signori, è che purtroppo tutti questi giocatori sono cresciuti e di conseguenza adesso costano forse troppo per noi. Metto il portiere come contropartita, vogliono 12 milioni. E quindi, signori, purtroppo questo colpo non si può più fare. E allora vado su Patrick Nouama, che attualmente gioca nel Molde. È un giocatore molto 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 interessante, che nel corso della prima stagione si prende per 700.000 euro. Quindi non credo che sia cresciuto tantissimo, no? Cheat. Metto Ferrari come contropartita, vogliono 3 milioni e mezzo, ce la facciamo praticamente giusto giusto. Provo a calare di, non lo so, di un milione. Vediamo un po' se si mettono a ridere oppure se ci sputano in faccia, non lo so, vediamo. 3.2 con la tensione altissima, sono costretto purtroppo ad accettare. Calciomercato quindi terminato, signori. Questa è la squadretta che abbiamo davanti, con Nouama che è un 71, ovviamente ci perdiamo qualcosina, però Nouama alla lunga ha un grande potenziale, quindi diventerà un super giocatore. Ho fatto tutti gli obiettivi e occhio alla società, perché ci chiede di ottenere la promozione diretta e non so se siamo in grado di fare questo. Vediamo, è tosta. Simuliamo comunque tutta la stagione e ci vediamo direttamente alla fine del mese di aprile. Stiamo giocando proprio in questo istante le ultime partite della quarta stagione, ma purtroppo, signori, la situazione è drammatica. È drammatica, stiamo andando molto 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 male. Vinciamo l'ultima partita 3-0 con il Cittadella, ma secondo me non siamo in zona playoff. Infatti è così, decimo posto con 49 punti, delusione totale, anche perché la squadra adesso inizia ad essere veramente veramente forte. E allora, signori, c'è solo una cosa da fare, ovvero sacrificare Giuseppino Ambrosino per rifare tutta la formazione, tutta la squadra, perché con un budget così basso rischiamo di buttare tanti anni qui in Serie B, e in questo momento non ce lo possiamo permettere. Mi dispiace sacrificare uno come Ambrosino, però comunque anche lui non merita di marcire in questo campionato. È un giocatore importantissimo che vale addirittura la bellezza di 78 milioni, quindi volendo si può piazzare anche per 110-120. Vediamo un po' le offerte che ci arrivano. Questo è il piano, questa potrebbe essere la soluzione. 22 gol comunque per Ambrosino, 11 per D'Andrea, 6-6 per Marsura da AS. Non ci resta a questo punto che skippare l'ultimo mese e iniziare ufficialmente la quinta stagione, sperando che sia l'ultima in Serie B e soprattutto la stagione della rivoluzione, perché intendo cambiare tanti elementi. Quinta stagione appena iniziata con un budget di 8 milioni, e come ho detto prima, con 8 milioni non ci facciamo nulla. E allora, signori, andiamo subito nella mercato e mettiamo sul mercato Giuseppino Ambrosino. È arrivato uno schiamato, 145 milioni, ma non valeva così tanto prima, ne valeva 120, ne valeva. O è cresciuto adesso? Ma che cos'è sto scambio con Leonardo Rodriguez, un difensore centrale che non ci interessa, ma posso chiedere 185 milioni? Ma che vuol dire, ragazzi? All'Alilal, tra l'altro, lo mandiamo Ambrosino, porca miseria. Trattiamo, il ministero, lo volevo mandare lì, però vabbè, oh, e che dobbiamo fare, amico mio? Porca miseria, 180 milioni, ma stiamo scherzando? 180 milioni, ma è tantissimo. Vediamo che cosa ci dicono, che ancora non lo voglio sto Ahmed qua, ancora è sempre lo stesso, è un altro. Cavolo, però 168 milioni sono tantissimi, ragazzi, 178, forse ci ho messo pure una clausola quando l'ho preso, però ancora, ma per forza voglio darmi questo, porca miseria, non lo voglio neanche gratis, lo voglio. Facciamo 170 milioni senza la contropartita, vediamo un po' che cosa ci dicono. Affare fatto, 170 milioni per Giuseppino Ambrosino. Voglio però andare nella brosa per vedere se gli ho messo una clausola sulla rivendita. Secondo me sì, perché ero convinto di tenerlo per sempre. Vediamo se ce l'ha la clausola. Ha la clausola dell'11%. Su 180 milioni sono tanti, però vabbè, fa niente, ragazzi. Comunque prendiamo tanti 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 soldi. Questo sacrificio era necessario. Ho abbastanza giocatori in rosa, controlliamo. 19 giocatori in rosa, per sicurezza ne prendo qualcuno in più, solo questo Giordano. Allora, era necessario questo sacrificio, perché con un budget così piccolo non potevamo fare niente. Ambrosino venduto, 132 milioni da investire per migliorare questa squadretta. Allora, partiamo dal portiere, signori, perché ho individuato Victor Bustamante, rigenerazione di Keylor Navas. E tra l'altro, uno che fa di cognome Bustamante, devo assolutamente prenderlo, perché come voi ben sapete, io sono un grandissimo fan della Formula 1. E se non la conoscete, cercate su Instagram Bianca Bustamante e appena la vedrete
capirete il motivo per cui amo la Formula 1. No, non è vero, però voglio prenderla. Voglio prenderlo. 35 milioni si può chiudere, più o meno. È un giocatore molto, molto, molto promettente. Vediamo un po' se accettano questi 34 milioni. Facciamo 34, che cosa ci dicono? 42.2. Adesso sanno che hanno i soldi e quindi possono osare chiedendo qualcosina in più. Ci metto la clausola, ce la metto. 42, la tensione è alta, va bene così. 42 zeppole per il fratello di Bianca Bustamante. Per quanto riguarda invece l'attaccante, signori, voglio prendere questo super fenomeno del Monaco. Allora, lui è un giocatore fresco, 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 che non ho mai acquistato. Perché fresco, fresco? Perché è stato appena aggiunto al gioco con l'ultimo aggiornamento. È un talento incredibile del Manchester United. E vi consiglio di prenderlo perché ha degli attributi anche abbastanza interessanti. Trattiamo subito quindi con il Monaco. Magari mettiamo come contropartita il portiere, questo qui, che non so da dove sia uscito. Vogliono 14 milioni, io ci sto. Possiamo magari anche calare di 2 più una clausola del 15%, che la metto sempre. Affare fatto, ci sta molto bene. Per quanto riguarda invece l'AS, signori, voglio andare su Kaiki. Chi se lo ricorda, ragazzi? Chi se lo ricorda Kaiki? Giocatore straordinario che abbiamo avuto in una nostra carriera giocata. Mamma mia, uno dei giocatori più forti che io abbia mai avuto in tutta la mia vita. E Datti ha fatto letteralmente il devasto in quella carriera. Trattiamo subito quindi con il Manchester City. Non sappiamo niente su di lui, solo che ha il contratto in scadenza, quindi si può prendere per una cifra più bassa. Metto sempre Kim come contropartita. Vogliono 9 milioni più clausola del 4. Possiamo trattare, proviamo a calare di 1. Vediamo un po' che cosa ci dice Pep, che l'affare si fa. Adesso tocca a un centrocampista centrale, Kevin Zeroli, che ho già provato a prendere nel corso di questa carriera, ma non ci sono riuscito perché costava troppo. Metto sempre Kim come contropartita. Vediamo che prezzo ci fanno. 12 milioni più clausola del 15. Provo a calare di 2 milioni con la clausola sempre al 15. 11.2, va bene così, è una via di mezzo e ci sto. Prossimo giocatore, Sanchez. Giocatore molto, molto, molto interessante. Nella vita reale gioca nel Siviglia. E anche qui, però, poi è stato acquistato dal Manchester United. È un terzino destro molto, molto, molto forte. Non sapevo niente su di lui. È stato potenziato con l'ultimo aggiornamento, quindi sta facendo bene anche nella vita reale. Vale 25 milioni, anzi, vogliono 25 milioni. È una cifra veramente molto importante. Prova a calare di 5, magari alzando la clausola al 25%. Che cosa ci dicono? Che ne vogliono 25.8 con la tensione massima. Quindi mi tocca accettare. L'ultimo colpo, forse, che voglio fare è un giocatore interessantissimo che attualmente gioca nel Bayer Leverkusen. 23 anni, difensore centrale con un potenziale molto, molto, molto importante. Non sappiamo però niente su di lui, quindi metto il classico Kim come contropartita. Loro vogliono 14.9 milioni. Prova a calare di 2 più una clausola del 15%. Vediamo se accettano. 14.6, ci sto. Ultimo colpo di questo super calciomercato. Calciomercato terminato, obiettivi completati, signori. Questo è il Catania con un super tridente D'Andrea, Whitley 76 e Kaiki 76. Il centrocampo è rimasto praticamente quasi uguale, c'è solo Zeroli 77. Buon upgrade per quanto riguarda la difesa, con Smet che è un 78, Sanchez un 80, Bustamante un 82. Ci sono ancora tre giocatori del Catania, ovvero Castellini, Zammarini e David, il terzino destro. Tutti gli altri sono stati cambiati. Ovviamente io cercherò di portare almeno 1/2 giocatori alla vittoria della Champions League. Il problema è che purtroppo queste sono squadre di Serie C, quindi è ovvio che i giocatori non abbiano un potenziale grandissimo. Vediamo, se riescono almeno ad arrivare ad 82-83 li possiamo anche tenere. Però se non ce la fanno, allora vanno cambiati, vanno cambiati. Castellini e David ce la possono fare, Zammarini quasi sicuramente verrà sostituito. Comunque, con questa squadra abbiamo l'obbligo di andare in Serie A. Anche la società ce lo chiede. E allora scriviamo tutto e ci vediamo direttamente al termine della stagione. Stiamo giocando proprio in questo istante le ultime partite della stagione e siamo andati molto, molto, molto bene. Non so se siamo riusciti a vincere il campionato oppure se siamo arrivati secondi, perché ho visto che c'è anche l'Udinese in questo campionato di Serie B. Però secondo me la promozione l'abbiamo raggiunta. Vediamo, sì, secondi con 77 punti, l'Udinese prima con 86. E tra l'altro loro hanno ancora una partita da giocare, quindi possono andare ad 89. Non ce ne frega niente, non abbiamo vinto un trofeo, restiamo a quota zero, ma non importa, l'importante era andare in Serie A e ci siamo riusciti. Per quanto riguarda invece la squadretta, eccola qui con tutti i giocatori che sono cresciuti. Whitley lì davanti è un 80, D'Andrea un 86, Kaiki un 82, molto bene ragazzi, molto bene. Incredibile comunque che c'è voluta, diciamo, una squadra di cioè una squadra che può tranquillamente lottare per un piazzamento in Europa League. Questa squadra ci può arrivare, e ci è voluta una squadra da Europa League per riuscire ad arrivare secondi nel campionato di Serie B. Cioè, mamma
mamma mia. Andiamo rapidamente a vedere le statistiche, perché il capocannoniere è Whitley, che cresce di 5, ne fa 23, tra Andrea 14-11, Nuamà 9-9, bravo Nuamà da centrocampista centrale, tanta roba. Kaiki solo, tra virgolette, 8 gol, però cresce di 7, bravo, bravi, bravi tutti. Non ci resta a questo punto quindi che skippare gli ultimi due mesi e iniziare ufficialmente la sesta stagione, la prima in Serie A. Attenzione al budget perché sarà fondamentale. Sesta stagione appena iniziata, siamo in Serie A con un budget di 15 milioni. In realtà erano circa 20-25, però ho già fatto tutti i rinnovi, tutti gli obiettivi e sono rimasti quindi solo 15 milioni. Ma con questi soldi ovviamente non ci facciamo nulla, quindi confermiamo la squadretta, anche perché alla fine sono tutti giocatori giovani e quindi è come se fossimo più forti dell'anno prima, anche senza effettuare acquisti. Per quanto riguarda invece gli obiettivi, la società ci chiede di evitare la retrocessione e di raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia. Secondo me sono tutti obiettivi alla nostra portata. Non ci resta a questo punto che simulare tutta la stagione e ci vediamo direttamente al termine del mese di maggio. La stagione è appena terminata, chiudiamo con una vittoria di corto muso contro il Verona e due sconfitte con il Milan e con la Roma. Non siamo andati bene, 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 siamo arrivati 12esimi con 48 punti, l'obiettivo comunque è stato raggiunto, però se posso essere sincero, questa squadra, vedendo gli overall, non è una squadra da 12esimo posto. Però finché la società ci chiede comunque delle cose così facili, va bene, contenti loro, contenti tutti. Vediamo un attimo le statistiche, perché il capocannoniere è Kaiki che ne fa 15 e cresce di 3, Whitley cresce di 2 e ne fa 14, bravo anche D'Andrea che diventa un 89. Bene, a questo punto io direi che possiamo avanzare e andare direttamente alla settima stagione, ma finché non raggiungiamo l'Europa, purtroppo il budget sarà sempre molto basso, sempre molto limitato. Vediamo, non lo so, simuliamo l'ultimo mese e iniziamo insieme la settima annata. Settima stagione appena iniziata con un budget di 26 milioni. Allora, sinceramente facciamo fatica con 26 milioni a prendere qualcuno più forte di questi tre. C'è Zammarini che ha 32 anni, Castellini 25, David 80, no, non 80 anni, ne ha 27 con 80 di valutazione. Potremmo cambiare uno tra Zammarini e Castellini, però facciamo veramente fatica con 27 milioni a prendere qualcuno di forte, forte, forte. Quindi secondo me l'ideale sarebbe tenerci soldi e poi fare il colpo importante quando ne abbiamo la possibilità. Sì, potremmo prendere un vecchiaccio di 82, 83, 84 e metterlo lì, ma a che pro? Non servirebbe a niente. La società ci chiede la metà della classifica e secondo me possiamo farcela anche con i giocatori che abbiamo adesso in campo. Simuliamolo quindi tutta la stagione e ci vediamo direttamente a maggio. Siamo andati secondo me nettamente meglio rispetto all'anno scorso, però sono comunque troppi punti che perdiamo per strada. Infatti doppia sconfitta Salernitana e Cremonese. Cioè ragazzi, non si possono perdere punti contro queste squadre. Pareggiamo poi 1-1 con il Verona e chiudiamo la nostra settima stagione in casa contro la Fiorentina con una bella vittoria 2-1. Andiamo subito a vedere la classifica perché siamo arrivati 11esimi con 55 punti. Mamma mia, più uno rispetto all'anno scorso. Però di questo passo ci mettiamo 10 anni per arrivare al primo posto. Porca di quella miseria. La squadretta è questa, con tutti i giocatori che ovviamente sono cresciuti, tranne sì, c'è Zammarini, raga, tranne Zammarini che purtroppo non cresce. Ma questo lo sapevamo già. Io spero di avere l'anno prossimo almeno 50-60 milioni per riuscire a prendere un centrocampista decente. Statistiche al volo: Whitley 18 gol, ogni volta lo pronuncio in una maniera diversa questo. 10 gol per Kaiki, Nuamà, grande Nuamà da centrocampista centrale 9-10, bene anche D'Andrea 9-7, poi questo Guerra non sa da dove sia uscito, però ha fatto 6 gol in 18 presenze, bravo, molto bene. Non ci resta a questo punto che skippare l'ultimo mese e iniziare l'ottava stagione sperando di avere un budget decente per il centrocampista centrale. 49 milioni per fare il calciomercato. Ok, va bene, ce li facciamo bastare. Abbiamo bisogno di un centrocampista centrale. Andiamo a caccia. Il prescelto è Nipan del Borussia, impronunciabile, trequartista che può fare anche il centrocampista centrale, può fare addirittura anche la TT. Perché voglio prendere un trequartista? Perché voglio cambiare modulo, voglio passare al 4-3-3 offensivo. Non sappiamo però niente su di lui, non abbiamo neanche il secondo portiere, quindi non possiamo neanche utilizzare il baghettino. Baghettino che forse però funziona anche con il terzino. Vediamo se funziona. Sì, vogliono 40 milioni. Se metto come contropartita Zammarini, ragazzi, vale 1,8. Cioè, piuttosto me lo tengo. Porca miseria, lo utilizziamo per portare le borse. Che ne so, non lo metto come contropartita. 37 più clausola del 15%, affare fatto. Lui è il giocatore più forte che potevamo prendere con il budget che avevamo a disposizione. Questa quindi, se
signori, è la nuova squadra che abbiamo davanti. Questo è il nuovo Catania con Nippan che ha 80 di valutazione. È una squadra veramente molto 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 interessante. Adesso i punti deboli iniziano ad essere pochi. La società ci chiede la qualificazione a una competizione europea e il raggiungimento degli ottavi di Coppa Italia. Io sono stra d'accordo con quello chiesto dalla società perché, ripeto, la squadra è molto 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 importante. Simuliamo quindi tutta la stagione, non avendo competizioni europee ci possiamo vedere direttamente a maggio. Attenzione perché siamo in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Stiamo facendo una buonissima annata, vinciamo 4-3 e quindi, signori, siamo in finale di Coppa Italia con la possibilità di portare a casa il primo titolo di questa carriera. Sfideremo la Lazio e vinciamo 2-1. Molto bene, signori, Coppa Italia portata a casa e chiudiamo con un 5-0 netto alla Fiorentina. Siamo andati anche molto bene in campionato. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Quarti con 74 punti e quindi non solo ci portiamo a casa il primo titolo, ma ci portiamo a casa anche la qualificazione alla Champions League e soprattutto la possibilità, si spera, di avere un grande budget per migliorare ulteriormente questa squadretta. Nippan è cresciuto, però secondo me ha reso bene in game. Vediamo: 29 gol per Whitley, 13 per Kaiki, 10 per Nippan con 7 assist. Va bene, ci sta. Per un trequartista ci sta. Più gol di D'Andrea che un 93. Il cambio modulo secondo me ha fatto la differenza, era quello che ci voleva e i risultati si sono visti. Adesso dove miglioriamo? E beh, Castellini purtroppo va cambiato perché è il più debole della squadra. Penultima stagione appena iniziata con un budget di 77 milioni. Allora, ho individuato già il calciatore che voglio acquistare, è Kim, 34enne con 86 di valutazione. Ovviamente mancano due stagioni, quindi non ha senso puntare sui giovani, si può puntare quindi su un giocatore di esperienza. In teoria con i soldi che abbiamo possiamo anche spendere di più, però bisogna fare tutti i rinnovi. Li ho fatti in questo istante e non abbiamo speso praticamente niente, quindi tutti giocano per l'amore per la maglia e non per il vile denaro. Questa cosa mi piace. Koundé si può chiudere intorno ai 77 e non è troppo importante per il club, quindi si può acquistare. Provo a mettere come contropartita il nostro difensore centrale Castellini che ne vale 24 e Vichino ci metto la bellezza di 50 per arrivare più o meno con una clausola a 75, con la clausola poi non so quanto sale il prezzo generale. Affare fatto, Luis Enrique dice sì e quindi, signori, Koundé clamorosamente lascia il PSG per andare al Catania. E sì, ragazzi, alla fine di questa carriera, alla fine di questo progettino bisogna fare anche colpi del genere perché altrimenti non ne usciamo. Abbiamo solo gli ultimi due anni per riuscire a vincere tutto. Tutti gli obiettivi sono stati completati e quindi, signori, questa è la nuova squadretta. Il capitano però ovviamente non è Koundé che appena arrivato, ma è David che è qui dall'inizio. Vediamo se confermarlo anche per la prossima stagione. Non lo so, perché alla fine è un 84, cioè non è che è una pippa. Se riesce ad arrivare almeno ad 86 lo posso anche confermare. Comunque, guardiamo rapidamente che cosa ci chiede la società. Qualificati alla Champions League, raggiungi i quarti di finale di Coppa Italia e raggiungi la fase a gironi con priorità alta, ma noi a gironi ci siamo già. Quindi a questo punto non ci resta che avanzare. Ci vediamo però questa volta a gennaio perché ci guardiamo la Super Coppa insieme, ma soprattutto facciamo il recapino del campionato e della Champions League. Siamo quasi arrivati alla partita contro la Juventus, la barretta però è arancione e questo mi preoccupa. La Champions la guardiamo dopo, prima la Supercoppa con la Juventus vinciamo 3-1 ai rigori, la finalissima con la Lazio la perdiamo però purtroppo 3-2, quindi si vendicano per la finale di Coppa Italia persa in precedenza. Per quanto riguarda il campionato ci troviamo al terzo posto con 35 punti, una partita in meno, quindi se vinciamo con il Lecce andiamo a quota 38, a meno 1 dalla Fiorentina che è clamorosamente prima. Per quanto riguarda invece la Champions League, siamo riusciti a passare il girone con 11 punti e becchiamo il Bayer Leverkusen. Ok, ragazzi, perché la barretta è arancione? Porca miseria, stiamo letteralmente volando. C'è qualcuno che vuole andare via. Fuori Giordano, fuori anche Guerra. La barretta però è ancora arancione, ma è sicuramente messa meglio rispetto a prima. Simuliamo tutta la stagione quindi e occhio, 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 perché con il Bayer Leverkusen ce la giochiamo. Partita di andata contro il Bayer 2-0 secco, signori, 2-0 secco e quindi passiamo il turno. Siamo in, anzi no, non abbiamo ancora passato il turno, l'ho occupata come se non ci fosse un domani. Non siamo ancora ai quarti, il totale è 2-1. Adesso sì che siamo ai quarti di Champions League. Ci stanno però per esonerare, porca di quella miseria, non so per quale arcano motivo. La barretta continua a scendere eppure stiamo andando molto bene. Non c'è nessun giocatore che ha chiesto il trasferimento, quindi perché siamo messi così male a livello di barretta? Siamo anche primi, ragazzi.
ragazzi, siamo primi con 59 punti. Dai, becchiamo la Juventus in Champions e perdiamo purtroppo 4-2. Mamma mia, 6-5 il totale, eliminati purtroppo ai quarti di Champions League. 6-1 in Coppa, quindi siamo di nuovo in finale di Coppa Italia. Abbiamo battuto l'Atalanta, battiamo anche 3-0 il Bologna. Finale di Coppa Italia che sarà contro la Juventus, battiamo anche il Milan, vinciamo un'altra Coppa e con l'Udinese vinciamo 2-1. Attenzione al campionato. Allora, attenzione al campionato perché abbiamo chiuso con 4 vittorie consecutive, 5 se contiamo anche il Monza, però abbiamo perso 2 partite ad aprile, gli scontri diretti con il Napoli e con l'Inter. Quindi secondo me siamo lì, siamo a pelo, classifica, primi. Non siamo a pelo, signori, più 5 sul Milan e quindi, signori, abbiamo vinto il campionato con il Catania alla 9ª stagione. Più la Coppa Italia sono 3 titoli, quindi totali. Per quanto riguarda le statistiche, Whiteley è un 27, no, è un 90 e ha fatto 27 gol, o ha fatto 90 gol ed è un 27, probabile che sia così. 18 per Kaiki, 15 per Nipan, Nuama 14-11, D'Andrea 11-9. Ok, il terzino è un 87, gli avevo chiesto gli 86 e lui, signori, ha raggiunto gli 87. Sapete che vi dico? Io non tocco più niente, io non faccio calciomercato nell'ultima stagione perché non voglio rovinare questa squadra che è molto bella da vedere. A parte Koundé, che vabbè è un acquisto un po' così, un po' brutto, però ci voleva. Tutti gli altri sono molto forti e poi, ripeto, è una bella squadra, no? C'è Kaiki, c'è Whiteley che è stato appena aggiunto, c'è David che è un giocatore reale del Catania, c'è Bustamante, cioè ci sono dei giocatori veramente molto interessanti. Abbiamo vinto il campionato, siamo stati eliminati ai quarti di Champions dalla Juventus. Secondo me ci sta a fare un'ultima stagione in cui proviamo a vincere la Champions League, che è l'unico trofeo che ci manca. In realtà ci manca anche il pallone d'oro, però senza Champions la vedo difficile. Ne approfitto per fare un mini aggiornamento grafico. 2 obiettivi completati, ne mancano 3: Champions League, pallone d'oro e Supercoppa Europea. No, la barretta rossa, no, per favore, dai, non potete farmi questo. No, ho vinto il campionato. Vi dovete vergognare. Tutti gli obiettivi completati, campionato vinto, Coppa Italia vinta. L'obiettivo era quello di arrivare ai gironi di Champions. Siamo arrivati ai quarti di Champions e voi mi esonerate. Ma io lo sapevo, ragazzi, io lo sapevo, perché già nel corso della simulata la barretta era troppo bassa, l'avevo detto, c'era qualcosa che non andava. Niente, cioè era praticamente scritto l'esonero. Forse anche con la vittoria della Champions League saremmo stati esonerati. È veramente una vergogna, cavolo, una vergogna terminare un progetto in codesto modo. È una vergogna, pazzesco. Allora, signori, a questo punto ci facciamo la 10ª stagione così. Ovviamente avevo già detto di non voler fare il calciomercato. Il problema è che adesso la squadra senza di noi il calciomercato lo fa, e purtroppo lo fa praticamente quasi tutto in uscita. Simuliamo comunque fino ad ottobre, fino al 25 ottobre, perché voglio vedere i candidati del pallone d'oro, perché abbiamo vinto il campionato e quindi in teoria possiamo completare l'obiettivo. Poi simuliamo tutta la stagione e torniamo indietro per vedere effettivamente che cosa ha fatto il Catania senza di noi. Però ripeto, ragazzi, è una vergogna, perché io l'avevo anche già detto nel corso della simulata, cioè c'era qualcosa che non andava. E quindi la cosa che mi fa innervosire è che, a prescindere dai risultati ottenuti, noi comunque saremmo stati esonerati, e questo non è giusto. Tra l'altro il Modena, ragazzi, siamo in Serie B, cioè porca miseria, ma facciamo svomitare. Abbiamo vinto il campionato col Catania, c'è l'unica squadra che ci vuole il Modena, madonna mia, in Serie B tra l'altro, cioè porca vacca. Aspetta, perché c'è scritto che sono il più richiesto? Aspetta, Cremonese, Spezia, Lecce, no, solo queste ci stanno. Vabbè, non possiamo andare al Catania di nuovo, sarebbe stato bello però, porca miseria. Ma io posso vedere almeno il campionato di Serie A? Lo posso vedere il campionato di Serie A? Non posso neanche vedere il campionato di Serie A, ma fate veramente vomitare. Allora aspettate un attimo che cambio squadra e vado in Serie A per vedere la classifica. Cioè, ma guardate un po' uno come si deve ridurre per vedere la classifica. Cioè, boh, vogliono in Serie A, Serie B. Vabbè, Olanda, ragazzi, non è male, l'Ajax, porca miseria. E andiamo in Olanda, ragazzi, fidatevi di me. Intanto il pallone d'oro me lo son perso, porca di quella miseria, troppe cose. Allora, chi si porterà a casa il pallone d'oro? 2 giocatori del Catania, signori, attenzione. C'è anche Kylian Mbappé, purtroppo. C'è anche Rodrigo che gioca all'Arsenal. E poi c'è D'Andrea e c'è ovviamente il nostro Kaiki. 2 giocatori che
potrebbero vincere. No, l'Ajax ha rifiutato, ma fate schifo, vergognatevi. E vabbè, allora ragazzi, restiamo qua, che vi devo dire. Andiamo avanti fino al 1° novembre perché c'è il giorno dell'assegnazione. Vediamo chi ha vinto il pallone d'oro. Vediamo, sì, è il nostro ragazzi. Chi è dei due? È Luca D'Andrea. Andiamo a questo punto, signori, fino a gennaio, perché è vero che non possiamo vedere il campionato, ma possiamo vedere la Champions League. E noi il campionato l'abbiamo già visto, quindi chi se ne frega, cioè a noi ci interessa solo la Champions in questo momento. Siamo arrivati a gennaio e quindi possiamo vedere rapidamente il girone di Champions League. Il Catania arriva secondo con 10 punti, primo posto per il Real Madrid, eliminato l'Ajax. E agli ottavi noi becchiamo il Manchester United. Ok, va bene. Simuliamo allora fino ad aprile, perché i quarti di Champions, i possibili quarti, si giocheranno lì. Eccoci qui, andiamo di nuovo quindi a vedere il tabellone, perché ai quarti c'è il Catania, ragazzi, c'è il Catania, ha battuto quindi il Manchester United 4-2. Attenzione, Bayern Monaco, Catania, ragazzi, Bayern Monaco, Catania. Mi stanno per esonerare, signori, non posso neanche svincolare nessuno perché non c'ho gente, c'ho 18 giocatori contati. Prendiamo qualche pischello dalla primavera, ma guardate un po' dove cavolo siamo finiti. Ha vinto il campionato col Catania, siamo finiti con il Modena qua. Manca poco e retrocediamo pure in Serie C, porca di quella miseria. Allora, simuliamo allora fino al 30, perché il 30, sì, in teoria, lì è zona semifinali, forse possiamo anche fermarci prima con il Bayern Monaco. È veramente difficile, è quasi impossibile con il Bayern passare. Barretta rossa, ragazzi, barretta rossa. Mi fermo un secondo. Champions League, Catania-Liverpool. Ragazzi, se succede. Non succede, ma tra l'altro, aspetta, vediamo quanto abbiamo fatto però con il Bayern München. Vediamo, 2-1 con il Bayern München. Ragazzi, non succede, ma se succede viene giù tutto, eh. Non so se ci arrivo, perché purtroppo ho la barretta rossa, quindi non so dove cavolo finiremo. Però una partita ci vogliamo vedere. Che ne so, esoneratevi, però datemi la televisione per vedere la partita. Che ne so. Allora, classifica, vediamo la finale, vediamo. PSG Catania, ragazzi, incredibile, 4-3, PSG Catania, finale di Champions, incredibile, non ci sto credendo, ragazzi, 4 giugno, allora, qui il campionato è finito e ci siamo ancora, forse, per adesso ci siamo, vediamo un po' se riusciamo almeno ad arrivare indenni al 4 o al 5 giugno, no, porca miseria, no, dove vado adesso, porca di quella vacca, va, c'è Catanzaro, forza, guardate un po', mio, che brutta fine che abbiamo fatto. Allora, 5 giugno abbiamo detto, 5 giugno, purtroppo non possiamo vedere la partita in maniera diversa e quindi è così, ragazzi, via il dolore, finale di Champions, 3-2 Catania, non ci credo, ragazzi, 3-2 Catania, Champions League portata a casa. Non ci sto credendo, ragazzi. Tra l'altro abbiamo anche la Supercoppa adesso, quindi attenzione, attenzione alla Supercoppa. E tra l'altro in campionato e anche in Coppa Italia, forse la Coppa Italia non, anzi no, la Coppa Italia posso vederla perché ci giocavo anche io, quindi la Coppa Italia posso vederla e non l'abbiamo vinta, va bene. Il campionato invece, vediamo dove è arrivato il Catania, perché c'è in ballo comunque un titolo in più, per dovere di cronaca guardiamo altri campionati, Serie A. Vediamo, allora, Catania, oh, retrocessi, ma siamo in Champions, no, com'è possibile, giocavo la Champions League dalla Serie B, non può essere vero, ragazzi, giochiamo la Champions League dalla Serie B, non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita, dai, non è possibile, ma come, retrocessi e vinciamo la Champions, non ho mai visto una cosa del genere. Allora, io penso che questo sia uno dei video più folli del mio canale, e non sto scherzando, perché
cioè, è incredibile. È incredibile. Ogni giorno pensiamo di averle viste tutte, ma in realtà questo gioco ci sorprende. Ci sorprende sempre, di volta in volta. Abbiamo vinto la Champions, ma siamo retrocessi. Ma com'è possibile, porca vacca? E poi adesso come facciamo a giocare la Champions League dalla Serie B? Cioè, non si è mai vista una cosa del genere nella storia del calcio, ma neanche nella storia dei videogiochi. Cioè, neanche a farlo apposta, cioè, neanche facendolo apposta è possibile. Comunque, adesso siamo in realtà all'undicesima stagione, ma abbiamo completato tutti gli obiettivi, tranne uno, quello della Supercoppa, e noi adesso abbiamo la Supercoppa. Quindi, che cosa facciamo? Skippiamo fino ad agosto, praticamente sì, si giocherà tipo qua, il 16, il 17, il 18. Skippiamo per sicurezza fino al 27 e guardiamo se abbiamo vinto la Supercoppa. Poi, ragazzi, io, allora, questa è una cosa off video, io simulo anche tutta questa stagione. Non mi interessa se questo video sta durando 50 minuti, non mi interessa, ormai so benissimo che anche voi volete vedere il Catania in Serie B che gioca la Champions. Quindi, visto che è una cosa epocale, la vediamo, anche se dura un po' di più questo video, non fa niente, la vediamo. Tra l'altro non ho neanche aggiornato il contatore dei trofei, adesso aggiorno tutto, mi fermo un attimo qui il 25. Andiamo subito a vedere se abbiamo effettivamente vinto la Supercoppa Europea. Sì, 4-3 col Napoli, quindi completiamo tutti gli obiettivi, ragazzi. Tutti gli obiettivi completati, qualcosa di assurdo. Grafichina a schermo, per dovere di cronaca, tutti e 5 gli obiettivi completati in 10 stagioni. Quindi la nostra challenge è stata completata, è stata un successo. Adesso divertiamoci. Tra l'altro il Catania quindi è in Serie B e sarà qui con noi, molto bene. Allora, a questo punto non ci resta che simulare. Però io voglio fare una cosa, ragazzi, perché non è che ad ottobre c'è la possibilità di andare al Catania, perché non lo so, cioè, alla fine Serie B, Serie B. Eccolo il Catania, non ci credo, il Catania, eccolo. Allora aspettate, per favore, per favore, riprendetemi, sono io, sono l'allenatore di prima. Riprendetemi, per favore, riprendetemi. Vediamo se c'è. No, mi hanno rifiutato, no. Mi hanno rifiutato, porca miseria. Vabbè, data così. Allora, simuliamo fino a gennaio, ragazzi, fino al 7 gennaio, veloce, molto rapidi. Siamo arrivati a metà stagione e quindi, signori, possiamo vedere la classifica con il Catania che si trova ovviamente al primo posto, però è combattuto, 47, 46, 45, 44, è un campionato combattuto. Vediamo la Champions League, perché il Catania vince il girone. Vince il girone, ragazzi, il Catania vince il girone e becca il Salisburgo. Ok, voglio il bis adesso, ragazzi. Adesso voglio il bis. Allora, simuliamo fino ad aprile. Ci siamo, primo aprile, andiamo subito a vedere il tabellone della Champions. No, non ci credo. No, eliminati dal Salisburgo, 6-5 rigori, no. No. E allora finisce così, ragazzi. Questa challenge finisce qui, ma abbiamo comunque visto un qualcosa di incredibile. Tra l'altro, occhio, perché il Catania non va neanche in Serie A. Abbiamo visto qualcosa di leggendario. Vincere la Champions League, ma retrocedere in Serie B. Io davvero, dopo oggi, io le ho viste tutte. Qui dal Catania è tutto, signori. Ci vediamo domani, aspetto la vostra opinione qui sotto nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché io sono senza parole. Qui dal Catania è tutto. Bella.